vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. Una vera e propria strage. Ai femminicidi seguono poi violenze che non vengono registrate dai dati, ma che, se non fermate in tempo, rischiano di creare altre vittime. Come quelle nate sul web. È uscito il 20 febbraio per Armando Curcio Editore La ragione era carnale, libro d'esordio della giornalista Maria Gloria Fontana. Ascoltiamo cosa si racconta. Tre aggettivi che descrivono questo libro, di cosa parla? Aggettivi: romantico, malinconico, nostalgico. Parla di una ragazza, una trentenne, che sogna di diventare una giornalista in un contesto difficile, che è quello anche del 2007, ma simile a quello dei giorni nostri, quindi in cui i politici non aiutano, non sostengono i nostri sogni, ma lei cerca in tutti i modi di riuscire in questa sua impresa e poi si innamora. Quindi che donna è Bianca, la protagonista? È una donna determinata, tenace, un po' ingenua, come quelli della sua età, insomma intorno ai 30 anni, come alcune donne della sua età, e anche molto sognatrice. Il desiderio è un'incognita che frantuma l'amore, anche il più solido. Ci spieghi meglio. Vuol dire che il desiderio spesso è qualcosa che ci ronza nella testa, no? Sia i desideri, le ambizioni, appunto come quello professionale, e sia quelli da un punto di vista sentimentale. Tante volte non ci aiuta e anzi frantuma quello che noi abbiamo già, quello che noi possediamo già. In cerca di altro spesso rimaniamo così senza nulla, no? E non ci accontentiamo di quello che abbiamo, che magari ci rende felici. I femminicidi sono figli di una sottocultura, dell'ignoranza, di uomini malati. Di cosa? È probabilmente di tutte e tre questi aspetti che tu hai evidenziato, di persone che non sono in grado di avere una corretta educazione sentimentale. Ecco, forse questo è un libro per una corretta educazione sentimentale. Il romanzo è stato definito un manifesto generazionale. Come è cambiata oggi la figura femminile e come viene percepita ora dalla società? La figura femminile è cambiata moltissimo, questo libro insomma ne può ricalcare solamente un aspetto, appunto un aspetto anche giovanile, come dicevamo, quindi di un periodo in cui tra la giovinezza si arriva all'età adulta, infatti anche un romanzo di formazione. La figura femminile è molto più emancipata, molto più moderna, ma nello stesso tempo non deve perdere la sua identità di essere donna. Quanta retorica c'è nell'8 marzo? Un po' di retorica c'è nell'8 marzo, però probabilmente ci si deve sempre ricordare di una festa come l'8 marzo, proprio perché siamo in un periodo particolare sociale in cui appunto i femminicidi sono così all'ordine del giorno purtroppo, e quindi è giusto, se c'è un modo per ricordare il valore della donna andrebbe ricordato tutti i giorni, però se c'è una festa tanto meglio. Da donna, cosa ti senti di dire alle altre donne? Lasci un messaggio. Che compito difficile, che bisogna inseguire i propri sogni, che bisogna comunque crederci veramente anche quando le notti sono più scure dei giorni. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Da Black e White è tutto. Appuntamento alla prossima missione.